très tôt le matin, comme d'habitude, j'étais à l'aéroport à 5h du matin, fatigué, crevé. J'ouvre l'ordinateur et j'ai dit, dans un an et demi, je vais avoir 50 ans. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait pour un anniversaire important? Et j'ai décidé de faire un projet folle, comme d'habitude. Ça veut dire une tournée qu'en Sardaigne, 50 concerts de suite, un derrière l'autre, avec tous les musiciens avec lesquels j'ai joué dans les 30 ans de ma carrière, donc les musiciens du jazz, les musiciens de la pop music, avec le départ de Birkid dans mon village jusqu'à Cagliari, qui est la capitale. Sempre dai pastori e agricoltori. Paolo, da quando era ragazzino, suonava l'armonica a bocca e poi piano piano la tromba che aveva, forse ancora nelle elementari, che stava imparando. E ha suonato nella banda che aveva 11 anni. La banda di Birkid. Questa cosa che abbiamo comprato un ex caseificio che oggi gestiamo un'ex cooperativa del formaggio, perché poi Birkida è un paese sempre molto legato nella sua economia ai prodotti locali, quindi al formaggio, al vino, all'olio, insomma, quindi questi per noi sono luoghi. È molto importante il fatto che ieri qua si produceva del formaggio e oggi si produca cultura, è un percorso molto logico per certi versi, quindi il fatto che 50 inizi qua a Birkida e in questo luogo specifico ha un senso molto profondo proprio per la sua, per il messaggio che si porta presso. Di 50 è stato quello di scegliere 50 posti che rientrassero nel progetto, che era il progetto iniziale di Paolo, di trovare 50 posti che fossero in qualche modo magici, che fossero inusuali per la musica, che fossero una sorpresa per il pubblico e per i musicisti, che creassero in qualche modo un incontro particolare in luoghi mai toccati dalla musica, mai toccati dagli eventi o da concerti jazz soprattutto.
ti trovavi la situazione di sindaci che magari lavorano sul territorio tutti i giorni, hanno costruito un grande anfiteatro, hanno costruito una struttura fantastica, ti portano lì orgogliosi e ti dicono guarda, questo è per Paolo Freso, tu dici no. Sembra vera, morbida come la neve questa nostra sera, manca la luna chiara, e confondo la tua pelle scura con la terra nera, tu con quella bocca non mi sorridi mai, ma tutto quello che ti chiedo mi concederai. Di questa nostra sera. 50 anni suonati? Sì. Mi sembra una follia completa. Fare 50 concerti consecutivi per uno come Paolo che ne fa tipo 250 all'anno mi sembra veramente una follia. Sono però molto contento per lui e per questa sua regione, perché in questo modo lui dimostra tutto l'attaccamento e il rispetto che ha per questa sua Sardegna. Con la punta delle dita per un'ora intera. Conosco Paolo, che è molto testardo in senso buono, che comunque se si mette in testa una cosa fa di tutto per realizzarla. Partecipiamo a progetti che sono, non sono di musica classica. A volte è faticoso perché dire jazz è un po' limitativo, perché quello di oggi non è per me un concerto jazz, perché riunisce vari tipi di culture, di musiche, quindi non mi piace il nome di world music, non mi piace, è difficile catalogarlo.
50 concerts complètement différents. On est passé entre les solos, ou duo, ou trio, quartet, quintet, les orchestres de chambre, les big bands, les groupes balkaniques avec les musiciens de Skopje. On a joué sous les arbres, on a joué dans la mer, on a joué partout, quoi. L'impression, c'est d'une expérience vraiment complète, dans le sens où ça ne suffit pas d'avoir de la musique, il faut que la musique, ça devient un peu l'épicentre de la découverte. Donc c'est la musique qui va alimenter le lieu où on est, mais c'est le lieu qui, en même temps, il donne quelque chose à la musique. Et après, c'est le public qui participe à l'évolution de tout ça. Qui abbiamo il classico set, diciamo, favorito di Paolo, nel senso che questa è una situazione tipo per come abbiamo proceduto finora, ossia niente palco, niente sedie e utilizzo degli elementi del paesaggio. Abbiamo spostato un treno che era lì, l'abbiamo messo qua, l'abbiamo fatto diventare parte scenografica del luogo del concerto. Dans les villages, il y avait les mecs qui ouvraient la porte. Ah, Paolo Fresu, venez boire un coup de vin. Et après, il disait à la fin du concert, venez encore. Et donc, à 3h du matin, on était là, raconter des blagues, etc. Donc, on a bu du vin magnifique, souvent, et on partait avec des caisses de vin, à part celui-là qui venait des Berkida de mon père, les blancs qu'on avait dans le frigo chaque jour. Donc, en fait, ça aussi, c'était un échange très sympa. Les côtés non gastronomiques.
fatto più o meno 10.000 chilometri in questo tour e penso di farne ancora un bel po'. Molti musicisti che sono arrivati, vengono da tutto il mondo, mi chiedono, guarda, io sono 2 anni che non vedo Paolo e mi piacerebbe trattenermi, quindi già da lì capisci che dopo il concerto ci sarà un after concert dove tutti quanti ci riuniamo, perché io stranamente sono sempre in mezzo e allora si fanno anche le 2, le 3 del mattino oppure anche le 4, spesso e volentieri. La rencontre est née de leur capacité en tant que musicien, en tant que jazzman, à entrer, à pénétrer notre musique. Parce que nous, nous sommes des chanteurs traditionnels, soit nous chantons des choses qui sont très orales, soit des choses écrites. Par contre, on n'est pas des musiciens de jazz, on n'est pas des improvisateurs. Donc, eux se sont insinués dans nos musiques avec beaucoup de tact, beaucoup de respect, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'attention. Et ça a donné ce spectacle qui nous a, nous en tout cas à Villette, un petit peu réconciliés avec l'instrument. Play one way, the next night we play another way. So it's something that, you know, it's part of playing improvised music, as you take risks and you try to have fun playing and create improvised structures that have some emotion to them, and hopefully the people enjoy that. But we certainly enjoy playing with each other, and we have a very good connection. Thank you.
I enjoy the contact that we're having with people, especially when we're playing. Last night we played at an archaeological site, and I heard that there were almost 2,500 people there who just came out to hear a concert in the middle of basically a field. And tonight it's the same. And that type of playing in unexpected places, not in a jazz club, not in a concert hall, but outside so that the people can come and hear us and have a direct contact. I think it's very special. I think it's also part of what makes him important for Sardinia. Ovviamente l'allievo sorpassa il maestro. E dunque penso che abbiamo insieme creato un mondo in Europa che non c'era prima. Vuol dire questa espressività di un certo romanticismo italiano che non era presente veramente nel jazz, e oggi il jazz italiano è riconosciuto in tutto il mondo. Perché sai, il furgone, il carrello con tutto il peso che trasportiamo dei pannelli solari, è chiaro che si va pianissimo. E si ha proprio la sensazione, no, di fare una cosa importante, anche quella di portare un messaggio a tutti i comuni, a tutta la gente, dire guardate che l'energia, l'importante è risparmiare, farla diventare efficiente. Possiamo vivere bene in contatto con la natura, anche il prendere il sole e dialogare con il sole. Questo non mi prende, dovrebbe quello. Questo qua l'abbiamo fatto. C'è il corso. Stacchiamo un po', che non è tutto un bash. Come back. Okay, ok, ciao, ciao. Thank you.
Tutto questo ci permetterà di dargli energia, quanta gliene serve per suonare, più di quanta gliene serve per suonare per farsi vedere, senza consumare fossile e dimostrare che è possibile farlo in modo sostenibile, perché questo è quello che ci chiede il mondo. Il desiderio di Paolo era quello di fare una cosa che fosse all'interno di un progetto sostenibile, quindi a basso consumo. Per cui ci siamo buttati direttamente con molta decisione su due elementi: luci a LED di nuova generazione e luci in bassa tensione. Questo luogo, che è la Sardegna, straordinaria, dove si fanno tante cose belle, ci sono posti così martoriati come il Salto di Quirra, come tanti altri. E allora il brindisi è che il futuro di quest'isola sia migliore di quello di oggi. E il brano che vi dedichiamo adesso sarà un augurio, spero, per il domani di questa bellissima terra. Grazie di cuore. Microfono. No. Lo sposti.
concerts sont complètement gratuits. Comme il n'y avait pas de billets, on ne peut pas dire s'il y avait 3000, 4000 personnes, mais je pense qu'à la fin de 50 jours, on a fait 120 000 personnes avec ce qui était en streaming, avec l'ordinateur, parce que ça, c'était aussi très beau. Donc c'était vraiment incroyable. Parfois, c'était des choses très fortes, aussi émotionnellement. Parfois, c'était des choses rigolos. Donc, en fait, 50, c'était un peu c'était un voyage comme ça, où parfois, on voyait des choses difficiles. Et après, on sortait et on restait en silence pour 2 heures, parce qu'on n'avait rien à dire. Je me rappelle qu'on est sorti del Centro Cottolengo. Et on est monté dans la voiture et pour un demi-heure, personne n'a parlé parce que tout le monde il était tellement pris avec cette chose-là qu'on n'avait rien à dire. Il n'y avait pas de mots pour réfléchir, pour raconter. Stamattina non credo che il mio essere qua possa avere nessun altro significato se non porre l'attenzione sul fatto che siamo tutti uguali e che ci sono delle persone che forse hanno avuto meno fortuna di noi, semplicemente questo. Poi ognuno, cioè perché è facile poi dimenticare e vedere il mondo per quello che ci piace o che non ci piace. Allora io sono realmente orgoglioso del fatto che in 50 giorni si possa contribuire a migliorare un po' il mondo attraverso una cosa magnifica che è una nota, la nota di uno strumento che quando esce, come è uscita qua prima, in qualche modo lascia, come dire, riesce ad abbracciare tutti, perché la musica è l'essenza della vita e quando uno fa una nota, quella nota lì, come dire, tocca nel cuore più di 1000 parole. Stasera, arrivederci. Lasciamo qua. Ok.
see the broken white line. Look and you can see the rainbow sign. Like the wind, I change my mind. Yes, I do. I never stop my search for proper shelter. Non siamo qua solamente per i miei 50 anni, non siamo solamente qua per raccontare le follie di questi 50 giorni, del fatto che andiamo in 50 luoghi diversi della Sardegna, ma siamo qua perché c'è un significato altro, e che è quello di una persona che non c'è più, al quale stasera dedichiamo questo concerto e dedichiamo anche il senso del donare qualcosa. Noi doneremo la musica, sono stati donati anche degli organi, quindi crediamo che dietro questo concerto ci sia un significato talmente straordinario che io stesso non sono in grado di raccontarlo. Never stands alone, nor does it fight to chase a dawn. The roses one above the others, they forget never bother. Here is a land of many hearts, or sometime hard to be apart. The roses one is standing out, but the yellow chains are high so bright. Lost distant in a
Mi piace molto il termine transumanza perché mi ricorda proprio il fatto che al posto degli animali si muovono le persone e quindi si spostino in continuazione dalla montagna alla pianura, come era la transumanza prima praticamente, no? Paolo potrebbe essere il pastore di tutto questo, anche se non lo vedo bene vestito da di pelli di capo. Potrebbe essere una guida musicale per farci vivere meglio. Abbiamo visto appunto tanti posti diversi, per me tanti posti nuovi, e poi la cosa bella insomma è che quando entri in progetti del genere entri in una carovana e vai, cioè ti esci proprio fuori dalla dimensione reale, entri in un'altra dimensione. E io personalmente non mi ricordavo neanche giorno era, se era martedì, domenica, lunedì, non so, insomma, però questo è molto bello insomma, ogni tanto staccare, no? Uscire dalla solita realtà, se si può dire, insomma. Insomma, è stato un viaggio molto ricco, molto pregnante, insomma. Abbiamo visto un sacco di cose, un sacco di gente, un sacco di luoghi. Ho parlato con tutti, è stata una bellissima avventura, forse la più importante insomma, in questi anni, di certo. Thank you.